non si parla mai di costi, non si parla mai di niente. Lui mi fa un preventivo, il primo preventivo che mi fa Gaglianone, perché io gli dico: senti Amaury, parliamoci chiaro, dobbiamo tenerci basso, bisogna lavorare veloce, faccio una trattativa che faccio, che avrei fatto con qualunque persona, faccio la trattativa che faccio io, come so trattare io con la gente. Approfittavo del fatto che Gaglianone in quel momento non lavorava, c'era la crisi, c'aveva il magazzino pieno di materiali che doveva smaltire, addirittura Cesas era rimasto, credo, con un dipendente solo, avevano problemi a pagare leasing alle macchine. Insomma, io direi, era un momento, diciamo, un momento non felice per quanto riguardava il lavoro di quel tipo. Tra l'altro, Maurizio Gaglianone è uno che ha costruito di fatto Sacrofano, è stato un grande costruttore a Sacrofano. A Sacrofano non si costruiva più, non c'erano più case da costruire, non c'era lavoro. Io ho approfittato di questa cosa e ho detto: fammi un preventivo il più basso possibile. Addirittura il primo preventivo che mi fa Gaglianone è di 210-220 mila euro, perché escludeva le opere elettriche. Allora, Gaglianone l'ha detto quando ha fatto la dichiarazione spontanea, la verità vera di questo, dei miei rapporti con Gaglianone, l'ha detta Gaglianone nella sua dichiarazione spontanea, non c'è una virgola che io sposterei da quello. Quindi lui mi fa questo preventivo intorno ai 210-220 mila euro, io non faccio una piega perché dico: vedi che bello, questi vogliono spendere, cioè hanno un budget di 500 mila euro, io il lavoro lo faccio con 200 mila, poi non sarà così, però comunque guadagnerò anche sul budget loro, sul budget della cooperativa. Cioè, e lei non gliel'aveva Gaglianone... detto, scusi se la interrompo, così spieghiamo bene, lei non gliel'aveva detto a Gaglianone: guarda che c'è questo preventivo fatto da un architetto? E che è sommato, ma per quale motivo glielo devo dire? Non capito. Che era di 500 mila euro, non gliel'aveva detto? Ma che sì, ma per quale motivo io devo dire, mi scusi, cioè, ma non l'ho detto manco a Buzio, dico a Gaglianone, ma mi scusi, ma come funziona sta cosa? Cioè, io stavo in mezzo, io dovevo guadagnare, non è che ero socio, non è che io lavoravo per la cooperativa, quindi avrei avuto, diciamo, l'obbligo morale di andare da Buzzi e dire: guarda, io sto lavoro lo faccio con 300.000 euro, quindi nella cooperativa rientrano altri 200.000 euro. No, non ci ho pensato minimamente, tant'è vero che se lei vedrà, ci stanno molti riti in cui io parlo con Buzzi, parlo con De Ninno e mi lamento perché non viene, c'era il famoso debito fuori bilancio. Non pagava il comune di quel sindaco là, come si chiama, non pagava, ci aveva fatto fare lavoro e non ci pagava, una cosa veramente che nel mondo di sotto queste cose non esistono, giusto nel mondo di sopra possono esistere, che te fanno fare un lavoro e non te pagano e te truffano. Comunque, e quindi io neanche, parlo con De Ninno, parlo con tutti, mi lamento e gli dico queste parole: ho speso 500.000 euro, ma quando mi ridanno questi soldi? Quando mi ridate questi soldi? Quindi né a De Ninno lei l'aveva detto. Ma a nessuno, ma era un fatto mio, ma perché lo devo dire a qualcuno? Perché lo devo dire a qualcuno? Non è che io avevo con Buzzi un legame per cui per cui gli devo dire una cosa del genere. Loro mi pongono un budget, loro comunque con quel budget fanno guadagnare me, anzi la prima cosa era 500 per 6,40, poi 6,40 diventano 700 perché ci stanno sopra diciamo altri soldi che vengono dall'impianto elettrico, c'era stato il problema del cavo, tutto questo, non mi voglio dilungare su queste cose perché ne hanno parlato tutti. Allora praticamente che succede? Io avrei preso soldi da sopra e soldi da sotto, perché io, grazie alla mia capacità gestionale, sono riuscito a strappare un prezzo che loro non avevano. Ma l'errore è stato a monte del collaboratore di Buzzi. Se invece dei Ciotti architetto l'avesse fatto Carminati geometra, gli avrebbe detto: guarda, sto lavoro a 400.000 euro è strapagato. Questa è la storia semplice di questa vicenda, cioè. Poi e non quindi, so, forse scusi, non sono, no, vorrei capire se sono stato chiaro, perché ho visto che su sta cosa se ne è parlato tanto, insomma. Sì, adesso infatti la chiariamo per bene, la spieghiamo per bene. Quindi Buzzi che cosa sapeva dei rapporti tra lei e Gaglianone, tra lei e la IMEG? Ma, guardi, io voglio far capire una cosa che si sarà sicuramente capita. Buzzi era un grandissimo imprenditore, come tutti i grandi imprenditori. Non è che, cioè, lui a me mi aveva delegato questa cosa, ne avrà parlato con me due volte cinque minuti, ma che gli fregava Buzzi? Buzzi, l'importante era fare il campo nomadi, l'importante è che i lavori fossero fatti bene, e di questo si occupava il suo uomo, architetto Ciotti, che era quello che stava lì a guardare il lavoro come veniva fatto. Sì. Poi di quello che succedeva dopo non gli interessava proprio a Buzzi. Buzzi aveva talmente tante cose da fare, da parlare con talmente tanta gente,
che voglio dire, si figura se si poteva preoccupare di una cosa del genere. È vero che io forse, cioè diciamo, io non ho detto certamente a Buzzi quanto veramente ho pagato quel lavoro. Io quel lavoro l'ho pagato 320.000 euro, l'ho pagato con la mia provvista che avevo dentro, dentro la cooperativa, che veniva dai soldi del lavoro dell'euro. Io quindi, senza mettere una lira, senza dare una lira di anticipo a Gaglianone, senza dargli soldi in nero, senza ricevere nulla da lui, ho preso, lui fatturava Erikes pagava, capito? E internamente alla cooperativa il dottor De Ninno scalava i pagamenti che faceva Erikes, me li scalava dal mio conto. Questa è quindi stata la storia. È questa la ragione per cui questi conti compaiono nella contabilità in nero tenuta dal dottor De Ninno? Ma è ovvio. Quindi la IMEG fatturava a Erikes. La IMEG, cioè il committente per conto di Carminati, cioè per conto della cooperativa, era Erikes, no? Cioè, quindi Gaglianone fatturava Erikes pagava e il dottor De Ninno levava quello che pagava Erikes dal conto di Carminati, quindi di fatto era Carminati che pagava, capito? Cioè, ma soltanto Gaglianone lo sapeva? Ma che ne sapeva Gaglianone? Gaglianone fatturava, lui gli interessava fatturare, mi diceva ma me fai pagare, e io lo facevo pagare. Punto. Quindi Gaglianone sapeva che veniva pagato dalla Erikes, non sapeva la provvista pagava Erikes era riconducibile a Massimo Carminati? Ma certamente no, ma le pare che io dicevo che c'avevo la provvista a qualcuno che c'aveva la provvista dentro? Ma che so scemo? Ma mi scusi avvocato, no? Cioè quella era una cosa privata che non sapeva nessuno nella cooperativa, escluso Buzzi e il dottor De Ninno per quanto riguarda la parte amministrativa. Io col dottor De Ninno non ho mai parlato di nient'altro che la mia parte amministrativa. Il dottor De Ninno vive in mezzo ai numeri, non ha mai assistito a nessun discorso tra me e Buzzi. Io parlavo solo con Buzzi di queste cose, non parlavo con nessun altro. Non. Io avevo quelli che il dottor De Ninno ha definito quattro cantieri, soltanto quelli dentro la cooperativa, e di quelli parlavo soltanto esclusivamente con Salvatore Buzzi. Poi eravamo amici e ognuno di noi parlava anche di altri argomenti, lui di lavoro, io dei miei problemi, quello certamente c'è stato, ma io per quanto riguarda il campo nomadi ho parlato solo esclusivamente con Salvatore Buzzi. Quindi possiamo sintetizzare Salvatore Buzzi non sapeva quando, non ha mai ha saputo adesso, che forse lo sto dicendo io, oppure l'ha intuito, perché dalle sue dichiarazioni ho capito, poi lui come si è messo d'accordo con Gaglianone, io non lo so, ma è la verità. Lui sapeva che il lavoro costava 500.000 euro e io quando se ne è parlato ho detto che il lavoro mi era costato 500.000 euro. Cioè, mi perdonerà Salvatore, però comunque sia lui non gliene fregava niente, quello era il budget, ci stava un guadagno sopra, io dovevo guadagnare 140.000 euro sopra i 500, che poi sono diventati 700, sono stato pagato in 20 mesi a 35.000 euro. Questi sono i fatti, cioè sono stato pagato, i soldi stanno dentro la cooperativa, insomma i soldi sono dello Stato, insomma, tanto per dire. Io dalla cooperativa ho preso 150.000 euro in tutto, quelli in contanti che mi ha dato la signora e insieme a Salvatore, e forse in due o tre occasioni era presente anche il dottor De Ninno e nessun altro. Quindi è corretto affermare che lei è riuscita a fare un'operazione di guadagno a costo zero, che lei non ha tirato fuori un euro? No, io diciamo a costo zero sì, praticamente sì, perché io ho sfruttato la mia provvista che veniva dal lavoro dell'euro e l'ho sfruttata per pagare sia al Misna, a Unibar, sia IMEG a Gaglianone. Sì, ha utilizzato la sua provvista, però non ha tirato fuori un euro da investire nel campo nomadi, non ha dato soldi a Gaglianone. Sono un grande commerciante, sono molto bravo con i soldi, molto molto bravo, molto più di quello che si pensa. Però non ho fatto niente di illecito, avvocato, non ho fatto niente di illegale, cioè non ho fatto assolutamente niente di illegale. L'unica illegalità era quella della mia condizione in cui dovevo nascondere i miei proventi, anche se fossero legali. Se io avessi potuto, se io non avessi avuto sulle spalle contro la parte civile che voleva 20 miliardi, io mi sarei aperto partita IVA e tutte queste cose sarebbero ufficiali e ci avrei anche pagato le tasse, avvocato. Purtroppo non l'ho potuto fare perché mi ci vorrebbero 20 anni di lavoro per poter pagare la parte civile del furto al cavo al Tribunale di Roma. Non dico che non sia giusto, dico che però è così, e quindi io ho fatto di tutto per sottrarre alla chiarezza, diciamo, i proventi delle mie attività, anche quelle legali.
Senta, lei ha sentito che hanno, mi pare proprio il dottor Di Ninno ha dichiarato che lei utilizzava la cooperativa come una sorta di conto corrente. Quindi questo stava dicendo lei. È così, è vero? Certamente, certamente. Per certamente. Questa ragione che ci ha appena detto, perché non poteva avere certamente, un conto corrente. Certamente, certamente. La prima cosa che io ho detto a Salvatore Buzzi, e lui l'ha compresa bene, perché lui comunque sia, anche se non c'eravamo frequentati, leggeva i giornali, sapeva più o meno i processi che aveva avuto, le cose. Gli ho detto subito, Salvatore, io purtroppo devo nascondere questi soldi. Io se devo guadagnare qualche cosa, non posso guadagnare ufficialmente. Tant'è vero che la Cosma esce per quello. Salvatore mi dice, allora facciamo così, adesso organizziamo una cooperativa, cioè abbiamo una cooperativa che sta ferma, che intanto doveva servire per lavorare all'euro in subappalto, così almeno avrebbe cominciato a lavorare all'euro, perché questo era lo scopo di Cosma inizialmente, tant'è vero che ha ragione il dottor De Ninno quando dice che nella metà 2012 parliamo di Cosma, è proprio vero, è quello il motivo, io dovevo fare impresa, ma non potevo fare impresa ufficialmente. Questo era il discorso, ecco perché arriva Cosma, dal quale Cosma io non ho guadagnato una lira peraltro, non ho preso una lira. Ma è per questa ragione che era il dottor Di Ninno a tenere la contabilità che la riguardava? Ma certo, io non avevo contabilità da nessuna parte, io mi fidavo talmente di Salvatore e del dottor Di Ninno, avevo saggiato le loro persone, avevo visto che persone erano, proprio io non avevo quei fogli che ci avete voi, io non ce l'avevo, questi fogli qua che mi hanno mandato in fotocopia, io non ce l'avevo, li leggevo e li lasciavo lì, cioè, ha capito? E, quindi cioè, il motivo è stato quello, insomma. Io dovevo sottrarre a anche i miei cespiti legali, cioè non potevo ufficializzarli, perché se io l'avessi ufficializzati, se io in quei mesi, adesso, un domani, vincessi il Superenalotto, neanche mi darebbero la soddisfazione da andare a segno, perché i soldi se li prenderebbero le parti civili di questo o quell'altro processo, poi ci sarà pure questo, presumo. Però voglio dire una cosa. Sì. Non ho mai dato una lira a Maurizio Gaglianone, Maurizio Gaglianone non ha dato mai una lira a me. Maurizio Gaglianone ha fatto un lavoro legittimo. Io con Maurizio Gaglianone l'unica cosa illegittima che ho fatto è avergli fatto tenere i soldi in nero per l'acquisto della casa della mia compagna, di Alessia Marini. Solo quello. Maurizio Gaglianone non ha fatto nulla mai di illegale per me. Ha capito? Questo voglio che sia chiaro. Non gli ho mai dato una lira e lui non mi ha dato mai una lira a me, anche perché vorrei capire, ma se io gli do, ma perché gli do dai soldi in nero quando un lavoro è ridotto all'osso per poi farmi liquidare? Cioè, vorrei capire il meccanismo, io non capisco che cosa si assume in questa cosa. Cioè, io gli do i soldi in nero a Gaglianone e poi lui me li dà, ma perché gli devo dare allora i soldi in nero? Me li metto in tasca e mi vanno a nascondere sottoterra. Cioè, non lo so, vorrei per capire, sono stupido, Quindi lei stava facendo... Quando si è avvocato, occupato... si capisce quando parlo, non vorrei sì, che... si capisce. Parlo... La sua voce arriva bene, sì, capiamo. No, Presidente, siccome parlo un po' veloce, non vorrei capisce. Che... allora, basta che si capisca. Buzzi, quindi siamo allenati no, a... Presidente, che devo stare attento perché ogni tanto mi parte la frizione, ha capito? Solo quello, cioè non vorrei... Ho visto che vengo, certe volte dico delle cretinate e vengo preso molto sul serio, troppo sul serio, vorrei stare attento a quello, per questo prego sempre l'avvocato Naso di interrompermi quando è che le cose non si capiscono chiaramente. Senta, le stavo chiedendo, quindi quando si è occupato di questi lavori del campo nomadi, in questo ruolo che ci ha appena descritto, lei credeva di fare una cosa lecita? Avvocato, io facevo una cosa lecita, perché è ovvio che se camminati fa una cosa lecita, se io andassi alla cassetta delle elemosine non penserebbero mai che ci metto dentro 5 euro, pensano che io vado a rubare le cose, era una cosa più che lecita, avvocato. Il campo nomadi è stato una delle cose più lecite che abbia mai fatto, l'unica cosa ho sottratto questi miei guadagni al fatto che fossero di Carminati, ma non perché fossero illeciti, i soldi erano leciti, semplicemente non potevo giustificarli, perché se l'avessi giustificati non me l'avrebbero manco mai fatti prendere, a parte che non ci sono riuscito ugualmente, i soldi non l'ho presi, però comunque avevo sono fatto rimasto per in cooperativa? Tutto, è rimasto tutto in cooperativa, io ho preso 150.000 euro dalla cooperativa, quello che io ho preso dalla cooperativa 150.000 euro, in cooperativa sono rimasti 1 milione che dovevo prendere, più il primo misna che non è stato mai pagato,
il primo MISNA, quello che io dovevo, quello che credo del 2013, non è stato mai pagato, forse è stato pagato dopo gli arresti, sì. Se no bisognava sommare a quel 1.400.000 euro del MISNA, del primo MISNA, i soldi di cui io dell'utile volevo steccare con Fabrizio Testa e con De Ninno e Buzzi. Poi Buzzi e De Ninno mi hanno detto che non gli interessava, che erano rimasti favorevolmente colpiti da questa mia disponibilità, però non gli interessava perché loro erano soldati della cooperativa, quindi è normale, loro erano persone per bene, giustamente. È vero, ha detto il dottor De Ninno, ha detto una cosa giusta, gli ho offerto quei soldi, sì, è vero. Però d'altro canto lui si occupava della mia contabilità, si occupava di tutte le mie cose, quindi cioè. Sì. Senta, ci sono altri lavori che lei ha fatto eseguire a Gaglianone, a Roma o a Sacrofano? Escluso il lavoro a casa mia, a casa della mia compagna? No. Escluso il lavoro di ristrutturazione, poi ne parleremo dopo, no. Quando trattiamo quel tema. Non ci sono altri assolutamente. Lavori? Assolutamente. È stato l'unico lavoro, ma quel lavoro è stato fatto fare alla cooperativa perché la cooperativa non era strutturata per lavorare. Poi quando la cooperativa si è strutturata per fare questo tipo di lavori, a un certo punto non c'è stato più nessun lavoro neanche per Gaglianone. Cioè io vorrei far capire che la cooperativa era al centro, era trampista sotto questo, cioè prima la cooperativa, qualunque cosa era utile per la cooperativa, tutti se ne occupavano, cioè quando cacciano via Ietto di Unibar perché non c'era il prezzo competitivo, manco mi avvisano giustamente. Io ho capito che qualunque cosa, che qualunque fornitore arriva e offre lo stesso servizio per un prezzo 0,001 centesimo in meno, vince quello diventa il fornitore, cioè lì non ci stanno raccomandazioni, cioè loro erano veramente sotto questo aspetto comunisti, cioè seri, molto seri, molto molto seri. Per questo mi piaceva stare là, perché avevo trovato una certa serietà, a prescindere dal mio rapporto d'amicizia con Salvatore che permane, io gli voglio bene a prescindere, ha fatto una scelta che io non potrei mai considerare, però capisco che è molto difficile, cioè gli voglio bene comunque, insomma. Si riferisce alla scelta processuale, chiaramente. Certamente, 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 perché lui si è tagliato tutti i ponti dietro le spalle, cioè, e non è facile, per uno come lui non è stato facile. Io so la difficoltà che avrà avuto a fare questa cosa, perché lo conosco, so come sta, com'è di testa. Però, d'altro canto, è stato molto deluso da tante cose. Poi mi dispiace essere stato io che ho causato questa cosa indirettamente, però purtroppo è una cosa che non è stata voluta, insomma, loro lo sanno. Questo vale per tutti i miei coimputati. Io sono l'articolo 7 di questo processo. Se non ci fossi stato io, questo processo non sarebbe stato così. Se non ci fossi stato io, questo processo sarebbe stato una cosa ridicola. Questo è il discorso. Siccome c'è Carminati è diventata una cosa seria. Cioè, io lo so bene, insomma. Fanno tutti finta di non saperla questa cosa, ma questa cosa è proprio come dico io. Esattamente come dico io. Poi certo, questo è il mio ego ipertrofico, cioè, sicuramente io mi sento, però la verità è questa, lo sappiamo tutti. Senta, ci sono diverse telefonate che lei effettua a Gaglianone utilizzando la cabina telefonica. È da... Mi sente? Sì, la sento male, sì. Però la sento male. Le telefonate di Gaglianone, mi dice. Sì, ci sono delle telefonate lei effettua. Io con Gaglianone, sì, allora, io con Gaglianone mi sono chiamato molto spesso dal mio telefono e dal suo telefono, quasi sempre. Quando c'è questo lavoro, proprio per lo stesso motivo, siccome io dovevo sottrarre la conoscenza di questo lavoro, sapevo di essere sotto controllo, c'avevo la consapevolezza dell'indagine, il lavoro si fa a metà 2012, a fine 2012, diciamo, da settembre a ottobre 2012, sapevo perfettamente di essere pedinato, controllato, intercettato, e quindi quando parlavamo di lavoro tentavo di parlarne attraverso, cioè non con telefoni dedicati, perché chiaramente Gaglianone mi avrebbe detto: ma di che stai a parlare, ma che è il telefono dedicato? Gaglianone è una persona per bene, cioè figuriamoci se sarebbe preso il telefono dedicato, insomma, cioè non è una persona, un lavoratore, quindi cioè. Non esiste. Io ho parlato con lui perché chiaramente non volevo parlare di questo al mio telefono, perché chiaramente cioè, avevo i carabinieri addosso e volevo sottrarre la conoscenza di questo lavoro ai carabinieri. Poi ovviamente avvocato, cioè, non è servito a nulla, perché l'indagine era talmente vasta, io ancora non avevo capito bene nel 2012 di che dimensioni fosse, insomma. Ho capito.
Senta, abbiamo sviscerato questo tema del campo nomadi. No, vorrei proprio sì. che fosse chiaro, mi scusi Presidente, sì. io cioè, vorrei che fosse chiaro, diciamo, il meccanismo, perché ho visto che c'è stato qualche dubbio anche nelle domande che sono state fatte da lei sul meccanismo con cui è stato pagato il campo nomadi. Il campo nomadi è stato pagato da me con la mia provvista con 320.000 euro, Presidente, quello mi è costato. Nessuno sapeva che fosse costato così, l'hanno saputo durante il processo, perché io non l'ho detto a nessuno, io non dovevo dirlo a nessuno, Presidente, erano fatti miei, ha capito? Cioè, quindi io pago 320.000 euro con la mia provvista, Gaglianone non mi dà una lira in cambio, anche perché con 320.000 euro, 20.000 euro stavamo proprio all'ozzo, quindi non mi può dare niente in cambio. La cosa si sviluppa così, cioè il rapporto è stato questo. Cioè, e io in cooperativa ho detto che avevo speso 500.000 euro. Quindi quei 320.000 euro a cui sì. ha fatto riferimento è l'importo totale 300. Delle fatture pagate da Erichez a IMEG. Certamente, dirò di più, anche il dottor Denin ha fatto giustamente notare che la manutenzione, quella da 6.000 euro, era, diciamo, in qualche maniera sovrafatturata. Era vero che era sovrafatturata, perché 3.000 euro erano realmente la manutenzione e gli altri 3.000 euro erano soldi che sarebbero andati a Gaglianone sempre a scalare i lavori che aveva fatto al campo nomadi, soltanto che non sono stati accreditati a me sui fogli, perché probabilmente il dottor Denino l'avrebbe fatto a completamento di quel ciclo. Quindi quando fosse arrivato a fine anno, quando arrivavamo a dicembre, mi sarei trovato sui miei conti 36.000 euro in meno su IMEG, ha capito? Cioè, non so se sono stato chiaro, Presidente. Sì, è chiarissimo. Ecco, questo qua, il dottor Denino i conti li faceva a fine anno, cioè praticamente quei 3.000 euro mese me l'avrebbe accreditati sul conto, sui miei conti neri, a fine anno, Presidente. Ecco, questo, sta cosa ho visto che c'è stata una certa difficoltà a capirla, per questo io sto insistendo, mi scusi, non è che... No, fa bene, non penso perché che, noi abbiamo non penso fatto... che voi non... No, abbiamo non fatto più voi domande non capiate, perché non cioè, capivamo i conti, quindi fa bene certamente. A chiarire. No, ma infatti era complesso. Era complesso. No, era complesso capirli. Io ce l'ho, me li ricordo bene, anche il discorso dei costi, delle cose. Cioè, capisco che giustamente uno rimane scolasticamente, ci stanno i ricavi, ci stanno i guadagni e ci stanno i costi. Invece lì praticamente loro mettevano tutto sotto costi, perché erano i costi complessivi per la cooperativa. Loro quando dicevano i costi, dentro quei costi c'era anche i miei ricavi e i guadagni, Presidente, capito? Però loro, Denino scriveva costi perché erano i costi per la cooperativa, per loro era un costo. Va bene, è chiarissimo adesso. Abbiamo finito campo nomadi? No, manca un'ultima domanda. Ah, ok. In relazione al campo nomadi, ovvero... A me interessa i pagamenti. Esatto, da Dio, i pagamenti. Esatto. Quando si presenta il problema del pagamento da parte del comune, sa bene che ci sono state tutta una serie di problematiche. No, allora... la truffa da parte del comune, la truffa, quei truffatori del comune di Roma sono dei truffatori, perché hanno fatto fare un lavoro sapendo bene che non l'avrebbero pagato, tutti quanti sono dei truffatori, cioè questo è il mio modo di pensare rispetto al comune di Roma, rispetto alle Manno, rispetto a tutti quanti. Presidente, questa è la prova, mi deve credere, è la prova che io non conosco il sindaco Alemanno e che non conosco Lucarelli, perché sennò sarei andato a buttargli giù la porta a calci, perché a me mi avevano rubato soldi, Presidente. Questo mi dispiace dirlo, come vedete mi slitta ogni tanto la frizione, però questa è la verità, io non li conoscevo. Io ho visto per la prima volta Lucarelli in quest'aula, quando si è lamentato di aver avuto danni soltanto dal fatto che pensassero che io lo conoscevo. Mi dispiace, però io non li conoscevo, non conoscevo né Lucarelli né Alemanno, del quale non ho nessuna stima. Quando dice, che devo dire? Sì, quando dice truffa del comune, perché il comune aveva commissionato questi lavori alla cooperativa di Salvatore Buzzi e poi non voleva pagarli. Ma, loro quando ci fanno fare questo lavoro sanno bene che non l'avrebbero messo dentro il bilancio, hanno fatto credere a Salvatore che l'avrebbero messo in bilancio sti soldi. Ecco perché succede tutto l'ambaradam. Noi qui stiamo pagando anche questo reato, pure sti reati qua, grazie a loro, il lavoro era legittimo, era regolare, perché ci hanno dato un lavoro sapendo che non ci avrebbero pagato? Ma che sei, ma che sta, ma scherza? Ma Presidente, ma io vengo dal mondo di sotto, il mondo di sotto se fai una cosa te pagano, cioè
questi del mondo di sopra che sono tutte ste anime belle, che stanno, sono tutti talmente precisi, Presidente, questi sono tutti truffatori, sono tutti Sola, questa è la verità. E il Comune di Roma erano dei Sola, capito? E poi con continuità il sindaco dopo era un Sola pure lui, tutti Sola, Presidente. Ma come può funzionare un paese in cui il nuovo sindaco non risponde di quello che ha fatto il vecchio sindaco? Ma di che stiamo a parlare, Presidente? Il mondo sarà che io lo vedo molto più semplice, non lo so, il mondo è semplice, Presidente, il mondo di sotto è molto semplice, dove stiamo noi è tutto molto più semplice. Io sa quante volte ho detto a Buzzi, ma Salvatore, ma te pare una cosa normale questa? Ma gente mi diceva, zitto tu che non capisci niente, cioè, ma che vuoi capire tu? Cioè, e io capivo, e io zitto, cioè, va bene, cioè, e allora ho cominciato a dire che mi devo rivolgere agli avvocati pure io, Presidente, ci stanno le intercettazioni in cui dico, vabbè, ma andiamo dagli avvocati, per l'euro andiamo dagli avvocati, per il MIT andiamo dagli avvocati, non sono io che glielo dico a Buzzi. Allora dagli avvocati non si poteva andare perché, che stiamo a scherzare, poi non ci danno più lavoro, e allora che facciamo? Altre cose assolutamente, Buzzi mi guardava malissimo e mi diceva, ma sta zitto, non capisci niente, questo è mica il mondo tuo, e che devo fare? Cioè, a quel punto niente, aspettavamo. Ecco, se lo sapevo continuavo a fare le attività che avevo fatto prima, Presidente, tanto era la stessa cosa, tanto non te pagavano. Senta, ma il suo interessamento quindi qual è stato per cercare una soluzione a questo problema? Io sarei andato anche dal diavolo per farmi dare quei soldi, perché io, siccome ho rispetto alle anime belle, rispetto al mondo di sopra, a Maurizio Gaglianone gli avevo promesso che l'avrei pagato, quindi a tutti i costi l'avrei pagato con i soldi miei, io quei soldi l'avrei persi, quindi quei 320.000 euro io l'avrei persi, ha capito, avvocato? Ecco perché ho cominciato a agitarmi pure io quando vedo Buzzi preoccupato che non c'ha, dal fatto che non ci avrebbero più pagato. Quindi a quel punto chiedo a Fabrizio, che era amico mio, senti, parliamo con Gramazio, con Luca, e gli diciamo che avevo conosciuto un mese, poi l'avevo conosciuto il mese prima, me l'aveva presentato Fabrizio Davanni, penso, mi pare Davanni, sì. Perché parliamo con Luca e vediamo se può fare qualcosa. Lui era il capogruppo, io ho pensato magari, cioè, e siamo andati io e Salvatore a parlare a Piazza Tuscolo con Luca Gramazio. Ho approfittato anche del fatto che c'era il padre, ho salutato il padre che non vedo da tanti anni, è una persona a cui voglio molto bene e con cui mi scuso per aver messo nei guai il figlio. Però ecco, questo è successo. E poi sono andato a portare un cronoprogramma di tutta questa storia allo Shangri-La, sempre a Luca Gramazio. Però poi qui ho visto che loro non hanno fatto niente, Buzzi aveva capito da subito che questi facevano niente, che loro non facevano niente, devo dire la verità. Salvatore aveva capito subito, in quel senso, che glielo aveva riferito a lei? Salvatore, certo, mo diceva sempre, tanto questi non fanno niente. Salvatore non è che, Salvatore c'aveva il piano A, il piano B, il piano C, il piano D e il piano E. C'aveva 5 piani contemporaneamente, era un martello pneumatico. Io non ho mai visto una persona con le sue capacità nel risolvere queste questioni. Era una macchina da guerra, quando decideva che doveva risolvere una questione la risolveva. E quindi non si rivolgeva soltanto a una persona, si rivolgeva a tutti quelli che conosceva per risolvere il problema. Contemporaneamente, diciamo. grandissima capacità, io ho una grande ammirazione per lui, ecco perché io voglio bene. È un vero peccato questa cosa, questa storia è un vero peccato. Quindi lei ha riferito i due incontri, uno al Bar Valentini, quello di Piazza Tuscolo, e uno allo Shangri-La. Sono i due incontri in cui lei dà l'incartamento, cioè tutta la documentazione relativa. Sì, ma la documentazione era la cronostoria in cui noi spiegavamo fin dall'inizio che cosa avevamo fatto per conto di sto campo nomadi. Non è che erano documenti chissà che cosa. Cioè, noi andavamo mendicando da tutti di poter rientrare di questi soldi. Quindi poi non siamo rientrati, Questo è stato quello che lei ha fatto per tentare di risolvere la questione del pagamento, aspetti un attimo, del comune, sì, questo è quello che ha fatto Testa e questo è quello che non ha fatto Gramazio. È no, così? Ma anche credo che anche Testa sapesse che non facevano nulla, Presidente, io adesso non lo so, ma non voglio dire, certo non me lo dicevano perché poi alla fine loro non sapevano neanche a che livello fosse il mio coinvolgimento, loro non credo neanche che sapessero che là c'erano i soldi miei, cioè io non so se glielo ho detto, credo di no.
quindi alla fine se la sono presa con molta calma, come fanno con tutte le cose. Giustamente quando Buzzi parla del teorema tredicine, dice una cosa vera, i politici fanno così, insomma, cioè, non è che se ne fregano, cioè. Ma io non è che lo devo sapere da adesso, lo so da tanti anni, insomma. Per questo io sono lei rimasto... e Fabrizio Testa eravate amici, però, quindi lui sapeva lei lavorava nella... Io l'ho detto dopo, siamo fratelli, io Fabrizio Testa è un mio amico fraterno, gli voglio un bene dell'anima, cioè, gli voglio un bene, adesso ne voglio anche di più, cioè, quindi, però, immagino. Però ma... i fatti miei erano i fatti miei, per dire, è vera la storia che dice il dottor De Ninno, i fatti miei, i conti miei, i fatti miei nella cooperativa erano fatti miei, cioè il dottor De Ninno ha detto la verità, è vero che Fabrizio nella cooperativa si occupava di altre cose e io mi occupavo dei fatti miei, cioè, quindi non è che avevamo conti in comune o cose in comune. Io avevo i conti miei, che erano miei personali, e trattavo soltanto e parlavo soltanto con Salvatore, con altri non parlavo. Ho capito. Quindi Testa sapeva che lei lavorava con Salvatore, lavorava nella cooperativa di Salvatore Buzzi. Certo. Avevano capito che io avevo comunque degli interessi, ma non gli ho mai spiegato, non abbiamo mai approfondito questa cosa, non l'ho mai approfondita con nessuno, erano fatti miei, era un rapporto personale. Okay. E quindi lei che cosa ha detto a Testa in quell'occasione? Ti do questa documentazione? La mattina del 30 maggio? E anche a novembre, prima, quando vi siete visti a Piazza Tusco? No, a novembre abbiamo parlato con Luca, credo che Salvatore aveva la documentazione in cui gli spiegava analiticamente che cosa era successo, tutte le cose che erano successe, e gli ha dato a Luca, che poi ha detto che ci avrebbe pensato, però poi alla fine, ma io credo che 10 minuti dopo Salvatore sarà andato da qualcun altro e gli avrà portato ugualmente la stessa documentazione, cioè Salvatore in questo era veramente un uomo di grande esperienza, sapeva, non si fidava di nessuno, sapeva che tutti promettevano e nessuno manteneva, insomma, cioè, e quindi per quello che mi ricordo, cioè, sicuramente in quel momento noi eravamo talmente avvelenati che se avessi conosciuto qualunque persona, avesse potuto fare qualche cosa per risolvere quella questione, io ci sarei andato, gli avrei chiesto una mano, assolutamente. Il fatto che io non conoscevo nessuno, cioè, non è che io con i politici non è che c'avevo grande domestichezza, insomma. Quindi lei nell'amministrazione del sindaco Alemanno chi conosceva? Io dall'amministrazione del sindaco Alemanno conoscevo Mancini, per quanto riguarda l'Enteur, che era un mio caro amico, e poi Luca Gramazio, cioè nessun altro, credo, non so gli altri l'avrò conosciuti dopo, ma non li conoscevo proprio, ma gente che non serviva a nulla, avvocato, non serviva a nulla nessuno, non servivano a nulla, è inutile, cioè. Ho capito. Ci hanno fatto tirare il collo fino a quando ma Alemanno non lo aveva conosciuto anni prima in carcere? Perché si è detto più volte, Alemanno. Ma quando mai, Presidente? Ma quando mai? Siccome l'hanno detta più volte questa Presidente, cosa. Presidente Buzzi lo ha detto di se stesso. No, è stata detta dai testimoni. Sì, sì. Nel corso del processo, se è l'occasione per chiarirlo, non a questo punto. No, Presidente, guardi, ci sta il dottor Tescaroli, che è talmente accurato nelle sue ricostruzioni che avrà sicuramente i miei certificati di detenzione di allora e i certificati di detenzione di Alemanno, e vedrà che non esiste proprio. A parte che a quei tempi, Presidente, gente come Alemanno non la mettevano vicino a noi, perché noi eravamo, come dice Buzzi, ha fatto questa distinzione, dei neofascisti che avevamo scelto una strada, e Alemanno aveva percorso una strada istituzionale, quindi non potevano essere messi insieme a noi.